In quel caso eravamo alla decima tappa, si va da Bari a Potenza, come documenta questo cartello. È una tappa non facile, ripeto, siamo nel 1961, c'è un giovane ragazzo abruzzese di Avezzano che si chiamava Vito Taccone e che vince per la prima volta al Giro d'Italia. Vedi, Vito Taccone, e Sgarbozza lo ricorda bene, vinceva così. Era un leone ed è rimasto un leone per tutta la vita. Eccolo qua, Vito Taccone batte Junkermann. Era una tappa molto, ma molto difficile, che cambiò l'assetto della classifica, perché anche Thiel conquistò la maglia rosa. Poi arrivò molto staccato un gruppo che venne regolato, se non ricordo male, da Zamboni, e vedete sullo sfondo invece Poblet, che aveva appena perduto la maglia rosa. Ripeto, quel giorno anche Thiel conquistò la maglia rosa, la tenne per 4-5 giorni fino a che Arnaldo Panbianco, poi arrivando a Firenze, non l'avrebbe riconquistata. Vedo Sgarbozza che scalpita. Prego. Batté il tedesco Junkermann, quindi fu una, fu una vittoria veramente grandissima. Ci furono tantissime polemiche perché sembra che Vito non tirò tanto e quindi sorprese poi Molada Junkermann. Vito era un birichino, vero?